Is this our first? Mi capita, nonostante gli enormi sforzi che facciamo in campagna, dove c'è una squadra tra volontari, associazioni, enti che monitorano più di 80 km di costa potenzialmente idonea, può capitare che occasionalmente qualche nido sfugga. In questo caso proprio questa spiaggia non faceva parte di quelle che vengono monitorate, perché c'è un'unità coordinata dall'AMP Regno di Nettuno che monitora delle spiagge ischitane. Questa non faceva parte di quelle perché è piccolina e a ridosso del porto, non immaginavamo che potesse fare il nido qui, ed è un vero e proprio miracolo, perché la femmina ha deposto a poca distanza dall'acqua, ma soprattutto nelle immediate vicinanze di uno stabilimento balneare. Quindi immaginiamo che nei 40-45 giorni di incubazione questo pezzo di spiaggia sia stato popolato, vissuto, ci siano stati bambini, e la fortuna è stata che sono sopravvissute e ne sono nate già 50, la cittadina. Probabilmente come tutti i momenti della nascita sono quelli in cui si riesce veramente a catalizzare l'attenzione di tutti, ed è il momento in cui si può fare sensibilizzazione, si può lasciare, come faremo in questa occasione, aperta la fruizione del pubblico la schiusa, quindi in maniera totalmente sicura, grazie alla presenza del personale opportunamente formato sul posto, si possono far nascere i piccoli, trasportarli a mare, farli raggiungere in sicurezza lo specchio d'acqua, ma allo stesso tempo informare il pubblico, descrivere e far vivere, soprattutto ai più piccoli, un'emozione unica, perché vedere uscire delle tartarughine dalla sabbia è un miracolo, è qualcosa di emozionante che lascia un ricordo indelebile nella mente delle giovani generazioni e che probabilmente faciliterà il nostro compito da qua agli anni futuri nel spiegargli che la spiaggia va condivisa. Non siamo proprietari della spiaggia, siamo degli utilizzatori della spiaggia e abbiamo gli stessi diritti della fauna che da sempre, da ben prima di noi, ne utilizzava. Territories pay fire.